ragazzi, io farei una telefonata che non facciamo da un sacco di tempo, la signora Flavia Vento. La signora Flavia Vento, ho letto una cosa. Che c'è di nuovo? No, perché tu mi chiederai, perché vuoi chiamare la signora Vento? Perché sì, appunto, che c'è di nuovo? Sì, non la chiamiamo da un sacco di tempo, però siamo in periodi anche di emergenza, come dire, no? Di emergenza di persone, periodi di emergenza nazionale. Allora, mi ho buttato l'occhio su una cosa che ha scritto tipo: ha paura del 5G, delle onde elettromagnetiche del 5G. Tu sai che io penso che queste cose siano delle puttanate alla Greg, sai, quello youtuber, quel disgraziato che fa, sì, che fa lo youtuber, con cui abbiamo avuto uno scontro, che adesso ci insulta continuamente, perché io mi diverto molto, perché gli abbiamo fatto venire rabbia, si è sfogato in due video, in due video, eccetera. Dunque gli abbiamo fatto venire rabbia, questo mi basta, mi è sufficiente, perché se dovessi andare a prendere a raccogliere tutte le motivazioni, tutti i motivi per cui questo signore se n'è andato dall'Italia, saremmo qui a fare, capito, una trasmissione che dura 3 giorni, ma non mi interessa. Però la signora Bento dice che è terrorizzata dal 5G, ma chiamiamola. Pronto? Flavia? Sì? Sono Giuseppe Cruciani, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, ti chiamo dalla radio con Davide, come stai? Ciao, bene. Cara. Ciao Davide, come stai? Molto bene adesso che ti sento, cara, anche se ho sentito che hai detto delle cose che mi lasciano piuttosto allibito, ma forse ho capito male io. Procediamo. Cosa? Oh, questa storia del 5G. Dicono che fa malissimo, dicono che sono onde elettro... Sì, ma che c'entra col coronavirus, scusami? Il dicono. No, non dicono. C'entra niente col coronavirus. No, mi sembra che tu abbia messo in relazione le cose, o no? No, no, assolutamente. Ho detto che sono comunque antenne che non vanno bene per noi. Cioè, no, no. Tu sei preoccupata per il 5G. Vabbè, uno è preoccupato per il coronavirus, uno si preoccupa per il 5G. Mi pare pure questa una follia, cioè, se ci pensi bene, o no? Non ho paura del coronavirus, ho paura di altre cose. Non è, cioè, ma perché? Perché pensi che sia una mezza frottola questa qua, che del contagio? Ci stanno prendendo in giro? Ci deve essere qualcosa che pensi? Ma se io sto a casa mia, non è che mi viene attraverso i muri, cioè io non vedo nessuno, quindi non so come posso prendermelo. E preghi soprattutto? Sì, certo. Quello sì. Come sempre, vabbè, sono sempre casta. Sei sempre casta e preghi. Cosa sempre vuol dire? Casta non ci casta, non credo che sei casta. Cosa vuol dire assolutamente casta? Sì, oramai sì. Da 4 anni. Sì, da 4 anni non hai rapporti sessuali con nessuno. No. Cioè, no, da 4 anni tu. No. Ma com'è possibile da 4 anni ma non avere rapporti? Chiusa l'azienda. Ma dai. Chiusa l'azienda. Chiusa l'azienda. Sai, quando uno raggiunge una spiritualità molto forte, non ha bisogno del sesso. Il sesso è per le persone della terra. Chi viaggia su altre dimensioni. No, ma certo, ma infatti c'è grande spiritualità, però dico, è un dispiacere che magari alla sua età le abbia chiuso, come dire, l'attività, quindi ma io l'azienda. No, io non mi interessa, non è che ho chiuso. Ma pensa di interessa. Riaprire l'attività o no? Magari un domani con gli incentivi anche che possono arrivare dal governo. Non lo so, cioè pensa di riaprire l'attività. Non mi interessa, sono cose niente. Che non mi interessano. Quando uno raggiunge lo vabbè, Yin e lo Yang e diventa Buddha, non ha bisogno del... Non è contemplata manco la masturbazione? No, assolutamente no. Io sono contro ogni cosa proprio della carnalità. Tu praticamente certo, in 4 certo. anni stai dicendo che non sai quello che succede nelle tue parti basse in 4 anni. Ma non mi interessa, perché non ho questo bisogno fisico, visto che prego. Cioè, quante ore preghi al giorno, per curiosità? 7. 7? No, ma 7 ore al giorno, dai, non è possibile, dai, 7 ore al giorno. Sì. Cioè, tu preghi 7 ore al giorno? Sì. Cioè, ma come fai a passare 7 ore al giorno a pregare? È anche complicato, beh, è difficile. Bisogna pregare in questo momento, Giuseppe. Già te l'ho detto, le cose stanno alla vita. Il mondo sta cambiando e bisogna pregare. Ma che tipo di religione preghi? Nessuna in particolare? No, io prego la religione cattolica. La religione cattolica, vabbè. Ma sì. Che c'hai, un altarino a casa? Che c'hai? Che ti sei fatta? Un posto dove ti metti no, in ginocchio? No, ho tutte le mie preghiere, le mie messe online, tutto. Tutto. Cioè, è possibile che non hai mai un momento in cui ti eccita qualcuno? No, non hai voglia che un maschio ti metta le mani addosso? No, è niente. Una cosa molto triste. Molto triste il sesso. E perché triste il sesso? Ma perché, appunto, perché quando uno è insoddisfatto e non raggiunge picchi di grande spiritualità, appunto, sta nella dimensione ancora sessuale. Ma si può definire una situazione di asessualità? Cioè, sei asessuata? Sì, sì. Cioè,
non lo so, cioè ti piace più una pianta che ne so che un maschio, ti piace più un, sì, un cane, sì, che un bravo, maschio, cioè una cosa del genere, un animale, no, cioè, mi piace più la natura, ti piace più la natura, contemplare un ulivo è che... meglio di una scopata, cioè è meglio, sì, di un bacio, sì, è meglio, sì, di, che ne so, cioè contemplare, sì, un ulivo, sì, è meglio di una scopata, sì. Vabbè ragazzi, perché devo fare, oh, e la vita è varia, cioè c'è di tutto, per carità, scusami se noi siamo ancora appassionati di una cosa che si chiama figa, scusaci tanto se noi apparteniamo a questo mondo, per voi, sì, questo era ancora nella dimensione della schiavitù sessuale. Ma non è la schiavitù. No, questo devo dire io che non ne parlo con la, come dire, con la continuità con la quale ne parla Cruciani, però devo dire che una chiusura simile creerebbe dei problemi anche a uno come me, che non è che ne parla come lei sa abitualmente. Cioè, ho capito, ma non è ammirazione, che devo dire? Viva ammirazione, rispetto. Ma non c'è quale ammirazione, signora, ma qui è la patologia, è una patologia. Scusami, come c'è la patologia di quelli che sono dipendenti dal sesso, c'è la patologia della sessualità. Cioè, sì, sì, un po' è così, indubbiamente è una così, patologia, indubbiamente perché così. Quando uno sta bene e raggiunge, ti ripeto, sì, ma quattro anni, oh, ma quattro anni, non ha bisogno di questo. Ma quattro anni, cioè, e quattro anni sono quattro anni, oh, quattro anni. Può anche, schifo, a te ti fa uno. Schifo, il pensiero di un uomo addosso ti fa schifo adesso. Sì, sì, sì. Vabbè, che sì. Vabbè, mettiamola così. Sì. Flavio, vabbè, passi le giornate così, per cui a te non te ne frega il coronavirus, se non te, te fa una pippa e non scopi, preghi, ti saluto, ciao, un abbraccio, ciao, ciao. Arrivederci, signora cara, ciao.